Buonasera a tutti, un breve intervento che rivolgo sostanzialmente al nostro vice sindaco. Io penso e voglio comunque ringraziare chi stasera ha portato all'attenzione questo consiglio che è importante, che è il tema della marginalità, un tema che non dovrebbe avere colore politico, perché parliamo di persone delle quali peraltro troppo spesso non conosciamo le storie, commentiamo, ma senza avere spesso e troppo spesso cognizione di causa. E allora il mio ringraziamento va non solo all'associazione degli esponenti qui presenti, ma a tutti coloro, ai volontari che si occupano di questioni molto delicate. Io penso che in tutti gli ambiti avremmo un mondo molto peggiore se non ci fosse il mondo del volontariato. Quindi, al di là delle istanze che stasera sono state portate e espresse dal nostro consigliere Nesi, io penso che un ringraziamento sia assolutamente dovuto, ed è anche per questo che auspico il suo intervento. Soprattutto ho letto quella che è stata sostanzialmente la sua risposta, e quindi un no a una struttura. Non sindaco la sua decisione, però mi piacerebbe che fosse un no non politico, ma un no documentato da dati. Parliamo di persone, sono 100 persone. Mi piacerebbe ad esempio sapere numericamente, visto che parliamo di una parte di migranti, se ad esempio sono persone, alcune di queste, che potrebbero avere accesso al centro di accoglienza di via Regina Teodolinda, e se non sappiamo che a tante persone che vivono così cosiddetti senza tetto, parte di queste è anche una scelta di vita. E in un recente intervento della direttore della Caritas, Roberto Bernasconi, tra l'altro di recente, del 1° di marzo, diciamo su sollecitazione di un intervento della consigliera Maisani, che proponeva la riapertura della stazione di San Giovanni, disse che effettivamente quei 20 posti in realtà sarebbero stati reperiti tra le strutture esistenti in città, e che poi in effetti ci sono dei soggetti che non amano neppure sottoporsi a quelle regole, a quel minimo di ordine che comunque l'accesso alle strutture quali dormitori impone. Quindi il mio auspicio è in un suo no, o comunque in una sua risposta assolutamente documentata, e comunque ringrazio tutti i volontari, tutti coloro che si occupano di chi è meno fortunato. Grazie. Consigliere Rapinese.